Tra le tante cose che sono mancate con l'arrivo della pandemia e delle restrizioni anti-Covid, ci sono sicuramente gli spettacoli, quelli musicali, in maniera particolare. È proprio per questo che tra i luoghi simbolo del tanto atteso ritorno alla normalità, dopo i lunghi momenti difficili, non può che esserci il palcoscenico. È da lì che ha deciso di ripartire l'Accademia Biagio Abate di Bisceglie per dare alla città un segnale di speranza per il futuro. Lo ha fatto a suo modo, e cioè attraverso le canzoni, suonate e cantate dai suoi giovani allievi, protagonisti di un evento musicale ospitato nella suggestiva cornice del Teatro Mediterraneo. Sei la mia donna, la Un abbraccio in musica, come il titolo scelto per la serata, promossa dalla presidente e direttrice dell'Accademia, Enza Martina, e organizzata grazie all'entusiasmo e all'impegno dei ragazzi coordinati dai loro docenti. Uno spettacolo che per l'occasione ha visto fondersi per la prima volta i due rami della fondazione, ovvero l'Accademia e il Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie. Un regalo, sotto forma di note, per il pubblico che ha riempito la splendida arena sul mare, e un messaggio di rinascita dopo la paura, scritto con la spensieratezza che solo la musica sa regalare.